Flandre! Sono riuscita a vincere. Vedi come ti chiami, dai. Per l'Iber dell'Aga Tour e rimane l'Iber dell'Aga Tour. Posso dire il mio nome, mamma? Spero che sia nella classifica con lo bagno dell'Aga Tour. Vedi, con questa vittoria anche al mio compagno che mi ha aiutato, Domenico Cagliati. Passa il nome? Dai, Nicole, ma non è... E vai! Al prossimo posto, Giove Giuseppe, Vinny Bussi. Posto, anche lui un abituale delle gare in salita, Baroni Giovanni, c'è la Junior 2 che è anche il primo assoluto col tempo di 35-34, Fenaroli Diego, Usanti Racing Team, primo assoluto, vediamo anche ha fatto la gara tutto da solo, il giubbino di Cech che non ha ritirato prima. Anche qui sono Gianfranco, Valgrigna, Cycling Team, no, Team Leones. Ma però, ma che porcino. Al quinto posto, un altro BTO dell'Aga Tour e anche le prime quattro donne. C'è domani alla partenza di Borgo Quarto. Al terzo posto, esplode il nuovo, c'è poco, però il ragazzo delle fiamme oro per il sci di fondo, Orlando, terzo posto. Al secondo posto, tocca il stick, la Junior 1, Rivoni Andrea del gruppo sportivo Flandres. Domenica scorsa, tanto per così, per avere voglia di fare una sgambata, si è fatto posto Berardi Pierangelo, Vaina Club, e voglia, porco! Gialdini Ruggero! Ruggero! Al quinto, Guarini Giacomo, Timonetti Omar. Al secondo posto del team Lada Millennium, vincitore della 100 km di... Vince la categoria cadetti, anche lui in abituale, come vi ho detto prima, terzo assoluto di questa gara, che l'ha anche vinta se non erro anni addietro, primo assoluto. Questo Veronica Adesso italiano in carica e domenica prossima ci saranno i campionati italiani. Prima della donna A. E poi le maglie dell'Aga Tour. Questa qua è una pinina rosa, Bonquino. Agosto Roberta. Al quarto posto, Grassi dal podio. Fiorin Claudia, San Giorgio Ugobal. Tina, sono venuti e ci hanno fatto i complimenti per l'organizzazione, per la gara. Bel giorno che abbiamo avuto il culo. Vince la categoria donna B, seconda assoluta che ha perso in durata, Pancari Elena. Elena! Vincitrice del Gran Fondo Pantani, vincitrice di un bel po' di Gran Fondo, ma grazie a Sergio Corbucci. Prima classificata e rimane leader dell'Aga Tour. Che ci ha avanzato e ne premiamo 8. Una pancare. Ecco, questi sono quelli che hanno la maglia dell'Aga Tour. Edoardo Compagnone.
Ecco, questi sono gli atleti che hanno la maglia rosa. Erwin a pancare, Erwin a pancare. Ah, devo prendere. Grazie a tutti. Vai. Siamo la vincitrice della Collio Maniva nel 2015, finalmente sul podio più alto, Angela Serena. Come è andata? Andata bene, finalmente. Sono contenta della mia gara. Devo ringraziare il mio compagno di squadra, Domenico Caiati, che mi ha comunque aiutata e incitata fino all'arrivo. Soddisfazione naturalmente nel team Leonessa, perché anche i piazzamenti degli altri corridori come Baroni Giovanni, che è arrivato quarto assoluto, secondo di categoria, dopo c'è anche Groppelli, Caiati, ottavo, abbiamo anche Vitali, dopo chi è arrivato, ma soddisfazione massima è per la Angela Serena che ha vinto naturalmente. Posto? Sì! Ecco, siamo col vincitore assoluto della Collio Maniva del 2015, Fenaroli Diego. Naturalmente io l'ho visto a venire su, aveva una marcia in più oggi rispetto agli altri. È vero che è così? Ah, io sono partito come faccio sempre col mio ritmo, il mio passo, cerco di tenerlo fino alla fine e anche oggi è andata bene. Mi sono ripetuto alla prova che ho fatto domenica scorsa al Croce Domini. Che ho fatto diciamo la stessa cosa, sono partito davanti col mio passo e ho seminato gli avversari. È un periodo che sto benissimo e mi stanno premiando tutte le fatiche, tutti i sacrifici che sto facendo e sono mesi che li faccio, quindi stato di forma eccellente e bene così, dai, speriamo che duri, come al solito si dice sempre così. Esatto. In bocca al lupo per le prossime gare. Grazie mille a tutti.